professioniste che sono mamme e mamme alla pari lavorano insieme. L'unione di una storia di vita da mamma ed il punto di vista di un professionista è True Story Mom. In questo video vi vogliamo parlare di noia e propulsori per lo sviluppo. Come possiamo gestire la noia in modo tale che possa essere un propulsore per lo sviluppo? Nel dettaglio, infatti, vi verrà raccontata come viene gestita la noia nella società attuale. Cos'è in realtà la noia? Perché è importante educare i nostri figli alla noia? E quali sono i suggerimenti della neuropsicomotricista Laura Ugel, autrice dell'articolo? La linea del tempo che interessa questo articolo è dalla nascita del bambino. Infatti, sin dai primi giorni, dalle prime settimane, dai primi mesi della nascita del nostro bambino, possiamo imparare a educare il nostro bambino a gestire la noia. Trovate questo articolo sul blog www.truestorymom.com, andando nella sezione blog per la mamma. Nella barra di ricerca orizzontale potete utilizzare le parole chiavi noia oppure noia propulsore per lo sviluppo. In questo modo troverete direttamente il link all'articolo con il testo e tutti i dettagli dell'articolo che vi raccontiamo in questo video. Ho trovato molto interessante questo articolo perché non mi sono mai soffermata a pensare alla noia come in realtà uno strumento per lo sviluppo per i miei figli. L'articolo è molto interessante perché oltre a vedere questa emozione come strumento per lo sviluppo dei nostri figli, in realtà è anche uno stimolo e una riflessione interna nel nostro modo di vivere questa emozione. Infatti quello che normalmente noi trasmettiamo ai nostri bambini parte tutto da quello che noi viviamo noi stessi nelle nostre giornate. Quindi come gestiamo noi la noia ovviamente verrà riflesso nello stesso modo nella vita dei nostri bambini. Quali sono i professionisti che vi parlano di questo tema? Innanzitutto la principale professionista è Laura Ugel, che è l'autrice dell'articolo. Laura è una neuropsicomotricista ed in particolare è la neuropsicomotricista del team di True Story Mom. Se siete interessati a sapere che cos'è una neuropsicomotricista o come potrebbe aiutarvi, potete andare nella sezione professionisti del nostro sito www.truestorymom.com cliccando sulla targhetta neuropsicomotricista. All'interno di questo spazio vi verranno spiegate esattamente che tipo di professione è quella della neuropsicomotricista e come può aiutarvi nella crescita dei vostri bambini. Infine, le altre professioniste che intervengono all'interno dell'articolo sono la psicoterapeuta Luisa Forcherio dello studio BU Lab a Torino e infine c'è l'esperienza Mom to Mom, che è la mia esperienza personale e quella di altre mamme che ho raccolto come spunti riflessivi per dare valore aggiunto all'articolo. Alla fine del video, se volete fare delle domande specifiche alle professioniste del contenuto, che hanno scritto il contenuto, potete di nuovo collegarvi alla sezione professioniste nella pagina della professionista specifica, per esempio neuropsicomotricista oppure psicoterapeuta. Andate nel form di contatto, scrivete direttamente lì con un rapporto one to one alla professionista e lei vi risponderà il prima possibile. Quindi l'indice come del contenuto video che andiamo a spiegarvi e a raccontarvi è appunto un'analisi della società attuale, di come viene gestita la noia in questa società attuale, che cos'è in realtà la noia, perché è importante educare bambini alla noia e quali sono i suggerimenti pratici della neuropsicomotricista. Iniziamo. La società attuale. Viviamo in una società caotica in cui tutto si muove in modo estremamente rapido. Ogni nostra giornata è scandita da impegni che si susseguono uno dopo l'altro senza sosta. Immersi in questa realtà tesa al risultato e a fare più che si può, spesso riempiamo le giornate dei nostri bambini di impegni. Lo facciamo con le migliori intenzioni, per farli crescere e per far sì che apprendano il più possibile. Però la conseguenza è che ci ritroviamo al giorno d'oggi con bambini che non sanno più andare lentamente, non sanno gestire il vuoto e la noia. I nostri bambini sono sempre iperstimolati e fanno fatica a fermarsi.
La realtà è che siamo noi adulti i primi che fanno fatica a gestire momenti di vuoto e noia. Non sappiamo più stare nel dolce far niente. Non avere programmi o attività finalizzate a qualcosa genera ansia, ci dà l'idea di perdere tempo e ci destabilizza. Quindi questo è un po' il concetto che vi dicevo all'inizio. Noi stessi, in primis, i genitori, quindi noi adulti, non siamo in grado di gestire momenti di noia perché non siamo più abituati ad avere momenti in cui non sappiamo cosa fare. Abbiamo le giornate piene e quindi avere un vuoto spesso ci spaventa. Almeno questa è un po' anche la mia esperienza personale. Io se non ho niente da fare, cerco sempre qualcosa da fare per riempire questo vuoto, perché non sono abituata a fermarmi. Ovviamente questa cosa la trasferisco anche ai miei figli e normalmente lo facciamo un po' tutti, quindi quello di cui noi abbiamo paura e non conosciamo, tendiamo a trasmetterlo anche ai nostri bimbi e quindi cerchiamo di non far vivere la noia a questi bambini. Che cos'è invece la noia? La noia viene erroneamente catalogata tra le emozioni negative. In realtà ogni emozione ha un suo perché e nessuna andrebbe mai ignorata o repressa. Quindi normalmente non dovremmo definire un'emozione come negativa o positiva. Ognuna ha il suo motivo di esistere. È importante sia per gli adulti che per i bambini saper stare nelle nostre emozioni. La noia, il non saper cosa fare, è la pausa prima dell'attività e quindi è un terreno fertile in cui possiamo liberare la nostra creatività ed il luogo dove le idee possono fiorire. Infatti, se noi siamo sempre occupati, non abbiamo il tempo di pensare e scoprire nuove soluzioni nella nostra vita, perché non c'è la possibilità. In un momento di noia, invece, in cui noi non conosciamo non dobbiamo fare niente di preciso, possiamo esplorare il nostro mondo interno e imparare a vivere la nostra creatività. Perché è importante educare i bambini alla noia? Molti esperti concordano sull'importanza fondamentale della noia per i bambini. I bambini devono avere il tempo di annoiarsi, hanno diritto a momenti in cui non tutto è già definito e programmato. La noia permette al bambino di liberare creatività, di trovare soluzioni al problema. Mi annoio, non so cosa fare. E quindi di mettere in campo le proprie risorse e abilità. La noia è quindi uno spazio di libertà, un luogo in cui il bambino può attingere al proprio mondo interno, può mettere in campo il ragionamento, il pensiero creativo e simbolico. Può imparare a trasformare e manipolare la realtà e può imparare a conoscere meglio se stesso, i propri desideri e andare sempre più verso l'autonomia. Quindi guardate quante cose la noia può insegnare a un bambino. Spazio di libertà innanzitutto è un concetto bellissimo. Noi non gli diamo cose da fare, quindi lui è libero di scegliere cosa vuole fare. È un luogo in cui il bambino può attingere al proprio mondo interno. Ragiona, crea, impara a trasformare e manipolare la realtà, quindi immagina, impara a conoscere di più se stesso, i propri desideri, quello che vuole fare, quindi va verso un'autonomia perché non siamo noi a indicargli sempre che cosa dovrebbe fare, che cosa potrebbe fare, lo sceglie da solo. È bellissima questa cosa e io trovo questo articolo veramente illuminante. Quali sono infine i suggerimenti della neuropsicomotricista, quindi le cose pratiche che possiamo attuare nella quotidianità per insegnare ai bimbi, ai nostri bimbi, di gestire la noia? Allora, innanzitutto, per riuscire a lasciare i nostri bimbi liberi in questo dolce far niente che abbiamo un po' dimenticato, dobbiamo accettare noi adulti, in primis, di riuscirci a stare in questo dolce far niente. Quindi siamo noi i primi a dover imparare a stare in questo dolce far niente. Solo in questo modo possiamo permettere ai nostri figli di lasciare che si possano annoiare. Perché ovviamente se è qualcosa che noi non sappiamo fare, come possiamo insegnarlo a loro? Proviamo quindi a iniziare a ritagliarci dei momenti, per quanto possibile, in cui non dobbiamo fare nulla, semplicemente stiamo. Secondo, non riempiamo le settimane dei nostri bimbi di mille impegni. Creiamo qualche momento non strutturato,
in modo che possano sperimentare la noia e non esserne spaventati. Quindi li lasciamo liberi di fare quello che vogliono, senza dire loro cosa fare o cosa è meglio. Terzo, se vediamo il nostro bambino insofferente e disorientato, non diamogli subito un'attività da fare decisa da noi, piuttosto iniziamo a fornirgli delle opzioni di cose che potrebbe fare e lo aiutiamo a riflettere su cosa piacerebbe fare a lui. Quindi spostiamo l'attenzione su di lui, dentro se stesso, che cosa ti piacerebbe fare? Non ti propongo subito. Cosa dovresti fare? Te lo chiedo. Cosa vorresti? Cosa ti piacerebbe? Gli diamo più opzioni e poi lo facciamo scegliere. Ricordiamoci sempre che la cosa migliore non è fornire risposte, ma aiutarli attraverso la nostra mediazione a trovarle da soli. Vedrete come nella noia il bambino percorrerà sentieri prima sconosciuti, si libererà nella creatività, nella possibilità di fare e imparare ad essere più sereno anche nella lentezza. Quindi anche questa cosa di correre sempre è un articolo che è molto nel mio stile di vita, perché io spesso riempio le mie giornate, non sono abituata alla lentezza, sono sempre abituata invece a correre per finire tutto quello che mi sono messa in testa di fare. Quindi in primis tocca molto la mia esperienza questo articolo ed è per questo che volevo condividerlo perché mi è piaciuto moltissimo. Anche il concetto di lentezza è una cosa che spesso perdiamo, anzi spesso è visto come negativo il fatto di essere lenti, di prendere i propri tempi invece che correre, essere veloci, produttivi, eccetera. In realtà dovremmo imparare a riscoprire questa lentezza come un vantaggio per noi stessi. Vi racconto adesso che cosa ci dice Luisa Forcherio, la psicoterapeuta di BU Lab. Come tutte le altre emozioni, la noia non è mai giusta o sbagliata, ma è un'informazione per costruire e mettere in atto un'azione che ci porterà a sentirci meglio. Mantenere lontani dalla noia i bambini equivale a tenerli lontani dalla rabbia, dalla paura e dalla gioia. È un'emozione come tutte le altre. In altre parole, equivale a non permettere al bambino di fare esperienza del saper gestire le proprie emozioni e saper risolvere uno stato di malessere. Così entra nel discorso anche la costruzione di autoefficacia e di autostima. Non poter fare esperienza di sentirsi capaci di intacca anche l'autoefficacia e non permette al bambino di accrescere la propria autostima. Quindi se noi appunto non permettiamo ai nostri bambini di vivere questo stato, perché gli diamo sempre delle soluzioni o riempiamo le loro giornate, quando si ritroveranno a vivere questa emozione, perché prima o poi succede a tutti di annoiarsi, non si sentiranno capaci di affrontare questo stato d'animo, si sentiranno male. In conclusione, il consiglio di Luisa è di partire da noi genitori, quindi capire noi stessi che cos'è la noia per noi. Come gestiamo noi stessi i momenti di vuoto e di attesa, e in un secondo momento provare ad incuriosirci di come affrontano la noia i nostri bambini. Possiamo fare esperienza di qualcosa di assolutamente inaspettato. In effetti, metterò in pratica questi consigli e vedrò come la mia bambina gestisce la noia, ma in realtà, da qui appunto parto un po' con la mia esperienza. Mi sono sempre domandata cosa poter far fare a mia figlia per riempire le sue giornate, per non farla annoiare, per non farle vivere la noia. Adesso mi impegnerò invece a lasciarle uno spazio nella giornata in cui non avrà appunto qualcosa da me dato o qualcosa da me programmato per farle vivere questo vuoto positivo. E voglio un po' vedere come reagirà. In realtà, ovviamente, è già capitato che non avesse qualcosa di predefinito da dare, da fare, e spesso effettivamente mi sono resa conto, io come anche altre mamme che hanno condiviso con me la loro esperienza, come i bambini in realtà riescono perfettamente a gestire questi vuoti perché sono
creativi non sono ancora strutturati come persone, no? Quindi mentre noi non riusciamo spesso a gestire questi momenti, loro in realtà li vivono benissimo perché per loro esiste ancora il gioco, mentre noi spesso non sappiamo giocare. Abbiamo perso un po' di creatività. Allora, altri articoli sullo sviluppo motorio, quindi legati a questo articolo che vi ho appena raccontato, sono la manipolazione, lo sviluppo della mano nel primo anno di vita, perché il mio bambino puntini puntini, nel senso che la neuropsicomotricista in questo articolo vi spiega alcune domande, le domande più frequenti che le mamme si fanno sullo sviluppo di un bambino. E infine c'è un articolo molto completo sullo sviluppo del bambino da 0 a 12 mesi. Tutti questi articoli li trovate ovviamente sul sito, sul nostro blog. Li potete trovare sempre attraverso la barra orizzontale di ricerca. Quindi scrivete all'interno della barra il titolo di questi articoli e li trovate. Se vi è piaciuto il contenuto di questo video, vi invito a seguire il canale e iscrivervi. Inoltre, potete, se volete, iscrivervi alla newsletter per ricevere mensilmente del materiale testuale gratuito e inedito che non c'è sul sito, sono in pratica una sorta di ebook normalmente. E poi vi ricordiamo che siamo presenti sui canali social Instagram, Facebook e Pinterest. Su Instagram raccontiamo le storie delle mamme, su Facebook vi ricordiamo le uscite degli articoli di blog e su Pinterest siamo presenti con le rubriche delle ricette a cura della dietista, del gioco e delle attività a cura della, educatrice e psicomotricista. E infine la rubrica dei libri che è a cura di tutto il team delle professioniste più le mamme. Se avete domande in particolare, di nuovo vi ricordo che potete farle attraverso il form di contatto diretto con le professioniste che hanno scritto l'articolo, quindi potete scrivere direttamente a loro dal sito e loro vi risponderanno. Infine vi ricordo che tutti gli articoli sono scritti da professioniste, da una professionista, revisionati da tutto il team e quindi super validati. L'informazione che vi diamo è del tutto gratuita perché il nostro valore base è creare sicurezza nella donna e nella mamma. Per questo video è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Buona giornata!